Presidente, l'ANAS ha creato numerose infrastrutture per la Sicilia, così lei ha detto, si parla di 9 miliardi negli ultimi anni spesi. Sì, sono miliardi, è il nostro piano, di questo una parte è già stata spesa, abbiamo tantissimi cantieri in corso per oltre 2 miliardi di euro, contiamo di avviarne di nuovi nelle prossime settimane e mesi per un ulteriore miliardo di euro, quindi è un piano concreto, non è un piano virtuale e le occasioni di oggi, di ieri in cui abbiamo aperto al traffico più opere in Sicilia ne è la dimostrazione concreta. Anche nei confronti di chi non crede che esistano infrastrutture in Sicilia e chi critica appunto questo settore? Ma noi siamo fortemente impegnati, vuol dire, i numeri sono questi, stiamo realizzando opere, le stiamo realizzando rispettando i tempi. Ieri abbiamo inaugurato un ulteriore tratto tra Agrigento e Canicattì, un cantiere che è partito appena 3 anni fa, nel marzo del 2009, e ormai sta traguardando la conclusione, entro fine anno completeremo, sono 500 milioni di investimenti, 30 chilometri di strade nuove, 40 chilometri di viabilità complementare, è veramente una grande opera, quindi noi siamo fortemente impegnati, pochi operatori, io credo pubblici e privati, possono dire di fare quanto ANAS sta realizzando in questi anni in Sicilia, ma lo facciamo perché siamo convinti che sia il nostro dovere farlo. A proposito di infrastrutture, visto che lei se ne è occupato per anni, il ponte sullo stretto si farà o no? Ma noi stiamo lavorando sul progetto perché la società Stretto di Messina, che è una società del gruppo ANAS, è tenuta a seguire il progetto per legge e per convenzione. Ci piacerebbe molto realizzare quest'opera perché è un'opera su cui abbiamo lavorato tanto, anch'io personalmente da anni lo seguo. Sappiamo bene che è un momento di difficoltà per le finanze pubbliche, è un'opera di questo genere, non si può fare senza un contributo anche pubblico e quindi aspettiamo che il governo fissi le priorità, aspetto al governo fissare le priorità nelle infrastrutture, noi ci adegueremo ovviamente e prontamente a quello che dirà il governo.